Mi chiamo Paolo Canduso e sono a Garbagnate. La mia passione è nata praticamente da ragazzo che costruivo i giochi e varie cose già da ragazzino. Poi il mio lavoro da tornitore praticamente mi ha fatto diventare capo officina in una ditta qui a Garbagnate. E in pensione, con la mia grande manualità e capacità di lavoro, ho sviluppato certe passioni, di cui costruire le navi, i mulini a vento animati e poi, in secondo tempo, per ultimo, il genio di Da Vinci, ho costruito le macchine di Leonardo da Vinci. E iniziando casualmente da un giornale, e ho cominciato a costruire la bicicletta. La bicicletta era fatta quella volta, non c'era il materiale, era stata ricavata da un pezzo di legno da bruciare, di rubigna. E da lì poi, andando alla biblioteca, mi facevo prestare dei libri che potevo fare le altre macchine. Poi casualmente ho conosciuto un professore che mi è venuto qui a vedere e si è innamorato dei miei lavori. E abbiamo incominciato a fare la prima mostra a Garbagnate e poi a seguire in tutto il territorio. E la mostra principale è stata fatta al Broletto di Como nel 19, anniversario della morte di Leonardo, al Broletto, dove sono venuti 15.000 persone e dove sono venuti anche 2.500 ragazzi a turno con delle associazioni lì a vedere questa mostra. Poi a Lomazzo, che ha seguito, che praticamente è dove è nato, come si dice. Ma quando arrivano qui a vedere le mie macchine, ok, rimangono senza parola, perché non pensano che si possa costruire, anche con materiali poveri, macchine così complesse come di Leonardo, interpretarle e farle funzionare in miniatura, in scala ridotta, di cui l'orologio astronomico di Chiaravalle, che è un gioiello di meccanica e tutto il resto. Quando lavoravo già, facevo certe, ho iniziato già nel 70 a realizzare i mulini a vento animati degli antichi mestieri, che sono esposti fuori casa e a turno li faccio, diciamo così, li espongo. E niente, praticamente sul lavoro, era il lavoro, e anche lì sono stato importante. Poi naturalmente facevo sempre delle cose a casa mia, che sempre modifiche. Poi è entrato, sono tanti anni, nel 91 sono andato in pensione, quindi ho dedicato tutto questo tempo a realizzare il creare. Creare e capire. Farle funzionare. La prima cosa che devo fare una cosa deve funzionare, se no la pianto lì. Sì. E beh, è orgoglio. Quando facevo le navi, ne avevo comprate diverse, le avevo portate sul solaio, man mano che ne facevo uno andavo a prendere sopra per continuare. Era come un'attrazione che avevo per creare questa collezione senza nessun maestro, perché io non sono andato sì nelle associazioni, ma non ho mai appreso niente da chi era lì, capito? Questa cosa. Allora, l'emozione è di farle funzionare le macchine. Leonardo ha solo disegnato, nessuno ha fatto le macchine, sì, sono fatte in grande nei musei, ma tante macchine, un centinaio, come ho fatto io, in miniatura, che funzionano, lì era la sfida più grossa, farle funzionare, capire come farlo in miniatura. E lì l'emozione è grossa quando tu fai una cosa che la vedi che funziona e ti senti appagato, ecco. O meno, perché io lo faccio, tutte le cose le faccio vivere, di cui anche i ricordi d'infanzia, ok, i miei ricordi, riesco a ricostruirli, di cui questo carrettino qua, che qui non si vede, era il giocattolo che ho ricevuto da bambino. Poi la mia infanzia è fatta, sono nato in una famiglia di 16 persone e lì fino a una certa età sono rimasto lì al paese, poi è mancata la mamma e ho dovuto venire, sono stato aiutato dai parenti prima a Udine, poi a Milano e poi a Garbagnate. E, niente, i ricordi però che ho da bambino
riesco ancora a ricostruirli. Ad esempio, la mamma aveva, quando siamo usciti di casa, abbiamo potuto comprare una capra. La capra ha fatto l'agnellino, il capretto, e è andata a vendere vicino a casa dove si era. Non ho potuto vendere perché mio fratellino piangeva perché lo vendeva. Allora, non è stato fatto lì, diciamo, la vendita. Siamo andati con la mamma, abbiamo fatto 14 chilometri col carrettino trainato, portarlo a San Daniele, San Tommaso, poi tornare indietro. Questo è un ricordo tremendo che ho. Quindi ho ricostruito il carrettino come una volta col capretto sopra. Oppure, diciamo così, c'era un canale lì che veniva giù dalla montagna e quando c'era il temporale restava l'acqua. Io ho fatto il mio mulino, diciamo così, ad acqua, da bambino, andando a raccogliere il pezzo del grano turco, il torsolo dentro, e fare la pala e andare lì a metterlo nel mulino, nel corso d'acqua lì nel canale. Quando ero ragazzo si andava all'osteria a vedere giocare a calcio balilla e naturalmente non avevamo i soldi. Io a 14 anni me lo sono ricostruito con dei mezzi così trovati. Il girabacchino per fare i fori delle aste l'aveva portato mio papà dalla Germania e ho fatto questo gioco qui. E lì tutti i ragazzi venivano a giocare con questo calcio balilla. Dell'infanzia ho tutti i mulini a vento animati degli antichi mestieri che io ho fatto. Il fabbro, che i miei nonni erano fabbri, a falciare l'erba che ho falciato, tante altre, poi a raccogliere, come si dice, la bicicletta, il carabiniere, niente, questi mulini qui che sono anche in parte in legno, che si vedono anche qui sopra, non so se si vede, sono funzionanti e funzionano col vento. Hanno il loro timone, prima si orienta il timone e poi si mettono a girare. E quelli degli antichi mestieri che ho fatto i primi sono fatti con materiali speciali che durano parecchio tempo. E lì ci sono tanti mestieri, c'è la casalinga, c'è il taglialegna, c'è quello che pompa l'acqua, la lavandaia e tutto il resto.